cari amici, abbiamo la gioia, diciamo, di leggere e commentare il messaggio della regina della pace che nel giorno appunto dell'assunta ha dato a Ivan, la veggente Ivan che abita in questi giorni, cioè lui abita negli Stati Uniti, si alterna fra gli Stati Uniti, fra Boston e Medjugorje. Allora la festa dell'assunta era a Boston e alle 0:38 ora italiana, fino alle 0:43, quindi praticamente un'apparizione di 5 minuti, la Madonna, ha detto Ivan, è venuta particolarmente gioiosa e felice, ha salutato tutti con il suo consueto saluto, si è lodato Gesù Cristo, cari figli miei. Poi ha detto Ivan, con le mani distese, ha dato la sua materna benedizione su tutti i presenti, poi ha dato anche un messaggio. Verso i cari amici leggiamo il messaggio. Cari figli, anche questa sera vi porto l'amore. Portate l'amore in questi tempi inquieti agli altri. Portate la speranza, particolarmente a quelli che sono rimasti senza speranza. Portate la pace a tutti quelli nei quali è entrata l'inquietudine. Cari figli, questo è tempo di grande tentazione, ma nello stesso momento è tempo di grandi grazie. Perciò, cari figli, accogliete questo tempo di prove per poter uscire da questo tempo purificati nella fede. La madre prega per ciascuno di voi e intercede presso suo figlio per ciascuno di voi. Grazie, cari figli, perché anche oggi avete risposto alla mia chiamata. Poi Ivan, come sempre, fa alcune considerazioni sull'apparizione che ha avuto e ha detto: la Vergine ha continuato a pregare su di noi fino a che è scomparsa nel seno della luce e della croce, salutandoci con le parole: andate in pace, cari figli miei. Ivan ha detto che ha anche avuto un colloquio personale con la Madonna e ha sottolineato l'invito dalla madre all'amore, alla pace e alla speranza. Proprio perché siamo noi che dobbiamo portare al mondo questo messaggio. Non dobbiamo, ha detto Ivan, temere per le sofferenze, perché è solo per la nostra purificazione che ci avvicina al Signore. Bene, carissimi, allora dovevo fare alcune considerazioni. Innanzitutto, cioè, Ivan fin dall'inizio ha avuto messaggi, ma non messaggi regolari come a partire dal 1984 ha avuto Maria, che per alcuni anni ha avuto i messaggi ogni giovedì per la parrocchia e poi successivamente ogni 25 del mese, come li ha tutt'oggi. Poi anche Miriam ha avuto messaggi regolari. A partire dal 1987 le apparizioni per i non credenti, e poi successivamente anche i messaggi che sono terminati, come sapete, recentemente nel febbraio del 2020, per cui non avremo più i messaggi regolari del 2 del mese per i non credenti. Ivan ha sempre avuto messaggi, ha avuto sempre numerosi messaggi, prima di tutto per il suo gruppo, quel gruppo che lui ha formato, diciamo, su impulso della Madonna. Questo gruppo era un gruppo di preghiera formato da una ventina di persone, poi successivamente si sono aggiunti anche i bambini di queste persone, perché ormai questo gruppo ha più di 30 anni, più di 35 anni, cioè praticamente è stato formato il secondo e il terzo anno dopo l'inizio delle apparizioni, e quindi la Madonna con questo gruppo ha sempre avuto incontri settimanali, anche messaggi negli incontri settimanali, quindi io ho sempre avuto molti messaggi di questo tipo, soprattutto orientati al gruppo, però ho avuto anche messaggi non regolari, quando la Madonna ha voluto, per tutti, alcuni di quali molto importanti. Per esempio, è a Ivan che la Madonna ha dato il messaggio nei primi tempi di recitare il rosario quotidiano completo. Allora con i misteri gaudiosi, gloriosi e dolorosi, e ha avuto tanti altri messaggi. Molte volte i messaggi di Ivan
riecheggiano i messaggi a Maria o Miriana, come se la Madonna volesse ricordarci quello che lei ha detto e volesse in qualche modo che lo mettessimo in pratica nel corso del mese, perché appunto si trattava per Maria e Miriana di messaggi mensili, noi molte volte li dimentichiamo. Questa volta il messaggio Ivan ha avuto a Boston, a mio parere il fatto che Ivan viva a Boston è molto significativo, perché come sapete gli Stati Uniti, diciamo così, fra l'altro stanno vivendo una prova particolare, perché nessun paese ha avuto così tanti morti a causa del coronavirus come gli Stati Uniti. Comunque sono un paese importantissimo dal punto di vista, diciamo, della pace nel mondo, dal punto di vista del futuro stesso dell'umanità. Sono un paese chiave, gli Stati Uniti, e quindi il fatto che appunto due dei veggenti che hanno le apparizioni quotidiane, uno è Maria, che abbia queste apparizioni quotidiane in Italia, importantissima per tanti motivi, soprattutto perché è la sede del papato. Poi Ivan negli Stati Uniti, cioè il fatto che ci siano, a mio parere, questi due punti di riferimento geografici, non credo che sia casuale. Anzi, Maria sottolinea il fatto che fa parte della strategia provvidenziale della regina della pace. Allora adesso entriamo nel vivo del messaggio, cari amici. Voi vi ricordate come è terminato l'ultimo messaggio della Madonna Miriana? Le ultime parole che la Madonna ha dato in quel messaggio era il 18 marzo del 2020. La Madonna ha invitato accuratamente a essere nel mondo i testimoni dell'amore, e così il messaggio Ivan ha ripreso proprio con la tematica. La Madonna ha esordito dicendo: cari figli, anche questa sera vi porto l'amore. Qual è l'amore che la Madonna porta? È Dio, porta Dio, porta suo figlio, porta il padre che lo genera, e l'amore che è l'amore fra il padre e il figlio. Dio è amore, vi porto Dio. E che altro potrebbe portare la Madonna, cari amici, se non Dio, a questa umanità che ha perso Dio per strada, e ha perso la fede, come ha detto la Madonna recentemente, ha perso la fede perdendo Dio, ha perso tutto, ha perso la fede, ha perso la speranza, ha perso l'amore. E la Madonna ha anche sottolineato anche quel segno più grande dell'amore, che è proprio Cristo in croce. L'amore crocifisso porta l'amore a un'umanità che ha rifiutato l'amore, e invita noi a portare l'amore e poi la speranza e poi la pace a questo mondo che è senza amore, senza speranza e senza pace, perché è senza Cristo, è senza Dio, è senza la fede. La Madonna ha sottolineato proprio con Ivan nel messaggio del 17 settembre del 2020 che l'umanità ha realizzato appunto il piano di Satana, purtroppo, che è quello di mettere da parte Dio e di mettere se stessa al posto di Dio. Bene, carissimi, vediamo brevemente anche il significato di queste tre parole: l'amore, la speranza e la pace. Portare l'amore, cari amici, voi sapete quante volte la Madonna, nei messaggi soprattutto a Maria, ma anche a Miriana, ha detto che nel mondo c'è la guerra, nei cuori c'è l'odio. L'ha sottolineato in una serie lunghissima di messaggi degli ultimi tempi, perfino a Natale, dice: nel mondo la pace diminuisce continuamente perché nei cuori c'è l'odio. La Madonna ha detto: nel mondo c'è la guerra e nei cuori c'è l'odio. E quindi quando nei cuori c'è l'odio vuol dire che nei cuori c'è il diavolo, c'è il principe di questo mondo che è l'odio. E quindi la Madonna ci dice di portare l'amore. Quale amore portare? L'amore di Dio. L'amore di Dio che è perdono, che è compassione, che è, come si dice, la mano tesa, il cuore aperto, la comprensione, soprattutto il perdono. Perché oggi nel mondo c'è proprio la legge della vendetta, la legge della rivalsa, la legge della prepotenza, la legge dell'odio. Non è che tu puoi vincere l'odio con l'odio o la forza con la forza. Quali sono
soluzioni illusorie, perché poi alla fine quando si usa l'odio e si usa la violenza, perdono entrambe le parti. È l'uomo che perde in quanto tale, mentre Cristo in croce ci dimostra che con l'amore si può vincere l'odio. Lui ci ha redenti perché col suo amore, col suo perdono, con la sua pazienza, con la sua umiltà, ha distrutto la potenza di odio, di vendetta, di rabbia, di superbia che alligna nel cuore degli uomini. E così anche nella nostra vita quotidiana, cari amici, con i gesti di perdono, col dare la mano, col perdonare, con lasciar perdere, diciamo così, le piccole rivalse, col guardare all'essenziale che è, diciamo, il rispetto e anche la compassione reciproca che dobbiamo avere, perché siamo dei mortali, siamo tutti condannati a morte, siamo tutti fragili, siamo tutti deboli, abbiamo bisogno di stare insieme e di aiutarci, non farci la guerra fra di noi. Allora, questo è portare l'amore in questi tempi di inquieti. La parola inquieti vuol dire agitati, agitazione. Mi ricordo che la Maria in un nostro colloquio telefonico aveva detto, definendo la situazione attuale della società, aveva usato due parole, inquietudine e confusione. Cioè la confusione è mentale, cioè non si sa più a cosa credere, a chi credere, si dice di tutto, si crede di tutto. C'è una grande confusione mentale, c'è il regno della menzogna e poi c'è il cuore agitato, arrabbiato, indurito, inacidito, e questo ovviamente rende la vita come quella di animali in gabbia che si azzuffano fra di loro. Questo è il nostro compito, portare nella vita quotidiana anche della famiglia un atteggiamento di bontà, portare la speranza particolarmente a quelli che sono rimasti senza speranza. Oggi, cari amici, portare la speranza significa molto semplicemente, cioè la speranza, cari amici, cosa volete sperare? Voglio dire, cosa possiamo sperare dall'uomo? Cosa può fare l'uomo? Che possibilità ha l'uomo? Noi lo vediamo anche in questa pandemia, quali sono le possibilità che ha l'uomo? Sono poche. Poi possiamo fidarci degli uomini? Fino a che punto sono affidabili? Fino a che punto pensano agli altri? Insomma, abbiamo mille ragioni per perdere la speranza se guardiamo all'umanità senza la prospettiva della fede. Quando è invece che nasce la speranza? Nasce la speranza quando ci eleviamo, non guardiamo più gli uomini, ma guardiamo Dio, che è onnipotente. Dio è onnipotente, cioè non è uno che promette e non mantiene, non è che uno che vorrebbe fare ma non riesce a fare. Dio è onnipotente. Dio, se volesse, può mettere fine a questa pandemia in un solo momento. E Dio è una onnipotenza che è l'onnipotenza del Padre. È una onnipotenza d'amore, cioè è una onnipotenza di uno che ci vuole bene, di uno che ci ama. Quindi, come si fa a portare la speranza? Si porta la speranza parlando alla gente di Dio, del Padre Celeste, che ci ama, che ci vuole bene, che ci ha preparato una dimora in cielo, perché guardate che i conti non tornano se si fanno i conti con la vita qui su questa terra. Cioè, se non esistesse il cielo, se non avesse un'anima immortale, se non ci fosse il paradiso, la vita su questa terra è una fregatura. Anche quelli che chiedono di godersela, cosa godono alla fine? Anche se potessero goderla, a parte il fatto che nessuno gode niente, perché tutti sono mortali, tutti si ammalano, tutti sono afflitti da cattiveria propria e quella degli altri, tutti sono infelici. Allora, cosa volete sperare da questa vita, qui su questa terra? Non potete sperare nulla, cari amici, è la vita di animali che sono chiusi in gabbia, nel circo della finitezza. A me viene, non so se da sorridere o da compatire, quando ti descrivono questi che credono di essere sapienti, sono ingannati dal diavolo, sono stolti, sono accecati, che dicono: noi veniamo dall'oscurità della terra e torniamo all'oscurità della terra, per prendere atto che siamo così. Ma chi te l'ha detto? Non ti accorgi che ti ha ingannato il diavolo?
tu sarai nato dalla terra, ma non quelli che Dio ha creato. Quelli che Dio ha creato e che hanno coltivato l'anima spirituale immortale sanno che con la morte si apre una vita nuova, si apre il cielo, si apre l'eternità. Sono quelli che hanno ucciso la propria anima, le anime ammalate che vanno verso la morte e l'oscurità eterna. Però si insegna così, neanche fosse una delle grandi intelligenze che ha fatto chissà quali scoperte, che noi viviamo dall'oscurità della terra e torniamo all'oscurità della terra. Scusate, perché in questo modo tirate su di morale la gente, a parte il fatto che è una menzogna, ma è anche un veleno. Invece noi guardiamo Cristo risorto, Cristo vincitore del male e della morte, noi sappiamo che la vita come sbocco l'eternità, sappiamo che la morte riguarda il corpo, non riguarda l'anima immortale. Noi, specialmente noi sacerdoti, dico, dobbiamo essere i portatori della speranza della vita eterna. Dobbiamo assistere i moribondi, dobbiamo aiutare i moribondi a entrare nel regno di Dio col pentimento dei peccati e morire con la preghiera. Guardiamo, abbiamo visto lo splendore nel giorno dell'Assunta, lo splendore della Vergine Maria assunta in cielo, col suo corpo glorioso. Lei è la speranza cristiana, lei è colei, è la madre che anticipa ciò che noi saremo un giorno, saremo tutti anche noi come lei, e noi dobbiamo portare questo annuncio alla gente che è malata, che è affaticata, che muore. Quante persone muoiono un giorno? E secondo il Vangelo del diavolo, perché anche il diavolo è il suo Vangelo, le persone che muoiono scomparirebbero nel nulla, è tutta una falsità che deprime e che uccide la vita, distrugge la vita. E poi quando dice portate la pace a tutti quelli nel quale è entrata l'inquietudine. Cari amici, nei cuori c'è l'odio, c'è la rabbia, c'è la cattiveria, c'è la superbia, c'è la presunzione. Che pace vuoi portare agli altri? Tu vuoi portare la pace, sei nel tuo cuore, è entrata la pace di Dio. Sei riconciliato con Dio, sei in pace con Dio, sei in pace con la tua coscienza, sei contento della tua vita, sei contento che Dio ti abbia perdonato, sei contento perché ti sei sulla via del bene, con questa contentezza tu porti la pace agli altri. Ma non puoi portare la pace agli altri predicando la pace quando tu non sei in pace con Dio, quando tu sei preda del male, quando in te ci sono i fermenti peggiori che ci sono nel cuore degli uomini. E questa è la prima parte del messaggio, cari amici. La seconda parte del messaggio, la Madonna fa una illusione, fa una allusione ben precisa al tempo nel quale viviamo. Per la verità, come già vi ho detto, la Madonna aveva previsto le prove nel messaggio del 25 luglio del 2019, quando appunto la Madonna ha detto arriveranno le prove, ma voi non siete forti, regnerà il peccato, ma se sarete miei vincerete. Poi nei messaggi successivi la Madonna non ha parlato esplicitamente di tempo di prove, però ci ha detto che avrebbe ascoltato le nostre preghiere, che avrebbe interceduto presso suo figlio per noi, insomma ci ha aperto in più messaggi, ci ha aperto il cuore alla speranza anche per quanto riguarda il tempo nel quale viviamo. Nel messaggio a Ivan, per la prima volta, la Madonna entra proprio nella tematica che ci interessa molto, cioè cos'è questo coronavirus? Che ovviamente alla luce della fede per noi è una prova, però che tipo di prova è? Ha avuto un inizio, avrà una fine, quanto durerà? Insomma, ci siamo posti tante domande, la Madonna ha dato una risposta, e questo è molto importante, perché è una risposta nella speranza, cioè poi anche nell'insegnamento tradizionale della fede cattolica, cioè che le prove sono per la purificazione della fede. Quindi dobbiamo accogliere questo tempo di prove facendone buon uso, perché la Madonna dice per poter uscire da questo tempo, quindi finirà questo tempo. Se la Madonna dice per poter uscire, vuol dire che finirà questo tempo, però questo tempo deve finire perché voi l'avete utilizzato bene. E in che modo? Dovete utilizzare questo tempo per rafforzarvi nella preghiera, per rafforzarvi nella fede,
per diventare più forti nella battaglia, essere testimoni più coraggiosi, insomma, uscire forti e decisi nella fede. Allora questo tempo di prove è stato un tempo utile. Ma attenzione, come ha detto la Madonna, le prove sono, lei le chiama, addirittura parla di tempo di grande tentazione, parla di tempo di prove e di tempo di grande tentazione. Le prove, come la tentazione, sono un'arma a doppio taglio. Se superi, sei più forte. Se soccombi, poi per uscirne fuori dalla buca dove sei caduto devi faticare. Allora, quali sono le tentazioni, la grande tentazione di questo tempo? Cari figli, questo è tempo di grande tentazione. Qual è la tentazione di questo tempo? Permettetemi di dirvi, cari amici, la tentazione di questo tempo è quella di fidarsi degli uomini. Questa è la tentazione delle tentazioni. Non perché dobbiamo essere diffidenti degli uomini, ma perché il peccato del mondo, il peccato che il mondo sta compiendo, è un peccato di una gravità inaudita. È come il peccato dei nostri progenitori, che si fidarono di Satana e non si fidarono di Dio. Allora noi, oggi, riproponiamo questa tentazione. E cioè, noi ci fidiamo di noi stessi, ci fidiamo dell'uomo, e abbiamo rifiutato la fede, abbiamo rifiutato la croce, abbiamo rifiutato Dio, abbiamo costruito un mondo nuovo senza Dio. Il peccato di questo mondo è la presunzione, la superbia, cioè presumere di poter fare a meno di Dio, di poter realizzare la vita senza Dio, di poter governare noi il mondo al posto di Dio. E questo ovviamente con che cosa? Pensiamo che si possa fare con la scienza, con le conoscenze, col denaro, con la politica, con le armi, insomma, il peccato di questo mondo, la tentazione, è quella con la quale l'uomo indica se stesso al posto di Dio, vuol prendere il posto di Dio, vuol fare da solo. Guardate che ci vuole tutta la scemenza umana per pensare che si può fare da solo in questo mondo. A me viene sempre in mente quando gli scienziati dicono perché sono scomparsi i dinosauri. Voi sapete che i dinosauri, non so quanti milioni di anni fa, dominavano la Terra. Improvvisamente sono scomparsi. Le teorie sono tante. Sapete perché? Perché è arrivato un meteorite che li ha distrutti tutti. Ma dico, come si fa? Dico, come si fa a pensare che noi siamo i padroni di questo mondo? Ma lo vedete con questa pandemia. Io non so da dove venga questa pandemia. Però con questo virus qui non ne veniamo a capo. Non ne veniamo a capo. Con tutte le preghiere che facciamo. Perché il Signore lo facci capire che senza di me non potete far nulla. La tentazione di questo tempo è la presunzione, la superbia dell'uomo di poter fare da solo. È la superbia personale di ognuno di noi di poter vivere senza Dio, di fare a meno di Dio, di fare a meno della preghiera, di fare a meno dei comandamenti, di fare a meno dei sacramenti, di fare a meno dell'aiuto della grazia. Questa è la tentazione di oggi, che dobbiamo superare, perché la Madonna ha già detto, ha già preparato l'epitafio. Sapete cos'è l'epitafio? È quello che si mette sulla tomba. Allora, su questo mondo la Madonna ci ha messo l'epitafio. Per un mondo nuovo senza Dio non c'è né futuro, né speranza, né vita eterna. L'ha ripetuto più volte, l'epitafio sul mondo che noi abbiamo costruito. Non ha futuro, non ha nessuna possibilità. Perciò, come dice la Madonna, dobbiamo far sì che alla presunzione ci sia l'umiltà, ci sia la fede, ci sia la fiducia in Dio, ci sia l'abbandono in Dio, ci sia la preghiera, ci sia la pratica dei comandamenti, insomma, ci sia la ricerca della grazia e dell'aiuto di Dio. Allora, cari amici, questo tempo diventa un tempo di grandi grazie. Poi, la fine del messaggio, che non è da sottovalutare, perché Ivan dice ben due volte la Madonna prega per ciascuno di noi e intercede per ciascuno di noi, cioè uno per uno, non tutti insieme, uno per uno, ci chiama, ci conosce tutti per nome, ognuno con i suoi problemi, con le sue esigenze, e dice la madre prega per ciascuno di voi, e quale madre pregherebbe soltanto per alcuni figli e per altri no, e intercede presso suo figlio per ciascuno di voi. Grazie, cari figli, perché anche oggi avete risposto alla mia chiamata.
Dunque, cari amici, un messaggio molto bello che ci dice, comunque c'è la chiave nel tempo che viviamo, è un tempo di tentazioni. Chi perisce nella tentazione rischia di perdere se stesso, la sua anima, e questo riguarda anche il futuro del mondo. E però, come sappiamo, la tentazione, se uno soccombe, poi evidentemente per riprendersi deve faticare molto di più. Se uno vince, ne esce molto più forte. E quindi questo tempo di tentazione, di presunzione, di superbia, porta alla rovina. Ma può essere anche un tempo di grandi grazie, cioè la fiducia, l'affidamento, la fedeltà, l'umiltà, la testimonianza. Allora la fede ne esce fortificata e purificata. Dunque, queste prove finiranno, perché Madonna dice, perciò cari figli, accogliete questo tempo delle prove, per poter uscire da questo tempo. Quindi usciremo da questo tempo, ma dobbiamo uscire purificati, più forti, mettiamo a frutto il tempo che viviamo, fortifichiamoci nella preghiera, nella vita di grazia, nella pratica dei comandamenti e dei sacramenti. Le chiese sono ancora mezze vuote. Ho letto un comunicato della Conferenza Episcopale Italiana che da mesi i bambini non si vedono più nelle parrocchie. Ma cosa stiamo perdendo la testa? Se non andiamo in chiesa, dove andiamo? Da chi andremo, Signore? Tu solo hai parole di vita eterna. Ripristiamo la vita delle parrocchie, la vita cristiana delle comunità, la vita cristiana delle famiglie. Risorgiamo! E così, cari amici, usciremo più forti da questo tempo di prove. E così, cari amici, adesso termino rileggendo il messaggio nella sua interezza, nella sua, diciamo, nelle parole che ha detto la Madonna. Cari figli, anche questa sera vi porto l'amore, cioè l'amore con la A maiuscola. Portate l'amore in questi tempi inquieti agli altri. Portate la speranza, particolarmente a quelli che sono rimasti senza speranza. Portate la pace a tutti quelli nei quali è entrata l'inquietudine. Cari figli, questo tempo di grande tentazione, ma nello stesso tempo è tempo di grandi grazie. Perciò, cari figli, accogliete questo tempo dalle prove per poter uscire da questo tempo purificati nella fede. La madre prega per ciascuno di voi ed intercede presso suo figlio per ciascuno di voi. Grazie, cari figli, perché anche oggi avete risposto alla mia chiamata. E noi diciamo grazie alla Madonna che ci sta vicina, ci aiuta, ci sostiene, anche con la sua radio, perché è questa radio che vi fa conoscere giornalmente, giorno per giorno, tutti i messaggi della Madonna, specialmente quello della preghiera, della fede, della conversione, attraverso i quali siamo la luce e la speranza del mondo. Ringraziamo Dio per questa grande presenza della Vergine Maria, e che ognuno di noi sia veramente, come ha detto nel messaggio di oggi, portate l'amore, portate la speranza, portate la pace. Pensate che nel messaggio del 25 maggio la Madonna ha detto qualcosa del genere, ma diverso. Guardate come quest'altra triade del 25 maggio: figliore, siate preghiera per tutti coloro che non pregano, siate gioia per tutti coloro che non vedono una via d'uscita, siete portatori della luce nelle tenebre di questo mondo, di questo tempo inquieto. Adesso metto, portate l'amore, portate la speranza, portate la pace, e facciamolo, così sia. E termino con darvi la benedizione per intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo, amen. Regina della pace, prega per noi, sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.